tutti, sono qui per farvi il video haul di quando siamo andati a Verona lunedì scorso. Quindi mi avete fatto un sacco di domande, ho postato qualche fotina su Instagram, mi avete fatto un sacco di domande e quindi vi ho, tra virgolette, promesso il video haul. Così, nel senso, rispondo a tutti e basta, vi faccio vedere così a random. Allora, andando a Verona, ci siamo fermati all'outlet di Mantova. A Mantova Outlet, insomma l'outlet a Mantova, prima di arrivare, poco prima di arrivare a Verona, sarà più o meno mezz'ora, ok? E allora, di sicuro sono entrata al Calzedonia Intimissimi. Allora, c'ero già stata quell'outlet e niente, abbiamo detto facciamo un giro nei saldi. Quindi sono entrata dentro e ho visto ovviamente i costumi. Allora, perché secondo voi? Allora, di cui uno l'ho preso per mia mamma e ce l'ha lei, nel senso gliel'ho già dato. Allora, il primo costume che ho preso, che ho cercato di abbinare, è queste mutandine qui con il fenicottero, il flamingo, fatte così, e ci ho abbinato questa fascia qua. Che ho capito che può sembrare che, però tutto sommato non sta male, cioè nel senso a me piacciono un po' così scomposti quest'anno, qualcosa deve richiamare insomma il colore eccetera, però mi piace. Ovviamente poi bisogna anche vedere quello che si trova e quindi ho preso anche un completo, già che l'ho trovato, nel senso... Tendo se piove. Queste mutandine qui, che in realtà non sono double fast, però io ne ho altri e io li metto anche dall'altra parte, quindi becco due costumi in uno, nel senso comunque la fantasia, diciamo, vera sarebbe questa qua sul lilla e i fiorellini. Non mi fa impazzire, però insomma non ne ho così, nel senso di questo, e poi lo posso anche girare di qua e quindi è un fucsia, cioè io lo giro di qua, in realtà non si potrebbe, è un fucsia con i pallini e lo stesso sopra, questo fatto il completo, la fascia così e quindi dentro sempre così. Poi i costumi sono finiti, ho preso solo queste mutandine qua perché non so se vi ricordate, nello scorso haul avevo preso il pezzo di sopra di questa fantasia qua. In realtà non mi piace la mutandina classica così, però ho detto l'ho trovata e allora l'ho presa. In realtà però non mi piace la mutandina così, ma vabbè, ho detto almeno se voglio faccio il completo, se no faccio lo spezzato, quindi nel senso questa è così. Poi i costumi, io penso che siano finiti, ah no, ce n'è un altro. Allora, i costumi, dicevo, sono finiti, no, c'è questo qua, che questo qua in realtà vorrei anche un po' un attimino provarlo, perché ho preso una taglia grande, cioè ho preso quella che c'era. Allora, in realtà io lo volevo, sapete che adesso ho la fissa dei costumi interi, per cambiare un po'. In realtà ne volevo uno semplice bianco, ma Marco si è intestardito che il costume intero bianco no, non so per quale ragione, quindi mi ha rotto le palle e allora ho preso questo qua. Questo qua fatto così con questo ricamo di perline, normale, e solo che ho preso la taglia che c'era, che quindi è un po' più grande, nel senso, cioè io di solito prendo la più piccola. Invece questa è la seconda, però, penso che mi vada bene, nel senso, lo stesso. Questo, e poi ho preso un paio di jeans, così semplicissimi, che l'ho pagati 15 euro. Invece sui costumi c'era sempre il 50%, quindi tutto dimezzato al 50%. Questi jeans hanno solo la particolarità di queste scrittine qua in bianco, che non si vedono neanche in realtà. Però ho detto un paio di jeans, nel senso, siccome andiamo poi verso l'autunno, fa sempre comodo. Poi sono andata alla Scorpion Bay, in realtà per due pensierini per due bimbi. E nel frattempo che ho guardato lì per loro,
ho guardato anche un costume per me, strano, e praticamente mi ha colpito questo qui con scritto tattoo, e volevo metterglielo, volevo mettervelo al dritto, ma non so qual è il dritto, ecco questo qua è il dritto perché c'è il leghino, e c'è scritto tattoo e ci sono i cuori, e la ragnatela, insomma un po' old school, insomma un po' così, e ha la fascia così, e la mutandina è un po' grande, però è più piccolo, quindi nel senso vediamo di farcela andare, è il più piccino, è la 40, dai, tagli XS comunque, e qua c'era il 30%, però insomma mi piaceva, è carino, non ho niente della Scorpion Bay, c'ha il teschietto, la corona e le stelline, insomma mi piaceva, e quindi via. Poi ho preso un paio di ciabatte dalla Scorpion Bay quando ero lì alla cassa, infradito semplici, ma ve le faccio vedere quando usciamo. Poi questa maglietta qua è dalla Napapiri, quindi cambiamo negozio perché il sacchetto della Scorpion Bay, ho usato quello che ho mandato, poi l'ho dato con i pacchettini, quindi nel senso dalla Napapiri Marco ha preso questa polo semplice con la bandierina, il loghino qua, semplicissima, di questo colore qui, così, carta da zucchero, un blu carta da zucchero. Poi dagli occhiali, che forse nel vlog che spero di riuscire a montare, editare, e a questo punto se voi vedete questo video spero che è già andato in pubblicazione e quindi vi ho già spiegato la solfa degli occhiali, ho preso un paio di occhiali Fendi che mi piacevano e che sono questi qua, spero che vi piacciono anche a voi. Yeah, com'è? Vi piacciono? Insomma, sono un po' particolari, però io nel senso non ho un paio di occhiali solo, quindi miro a quello che mi colpisce e comunque anche un po' alla diversità e insomma mi piacciono, poi per l'estate, ma comunque insomma precisamente sono questi occhiali qua, hanno le lenti un po' che virano al rosa arancio e poi hanno tutta la montatura sul dorato e questa forma un po' allungata da gatto, cioè da gatto, non sono in realtà da gatto, comunque da quello che sono, e questi sono gli occhiali. Poi c'era un negozio che io non mi ricordavo, nel senso lì, non so se l'avevo già visto oppure nuovo, non lo so, si chiama così, non so se voi lo conoscete, e sono entrata esclusivamente perché ho visto che aveva i guinzaglietti per i cani, in realtà ne aveva proprio due, cioè io ho visto questo in vetrina e questo ho preso. C'era lo sconto, insomma, da 14 euro a 10 euro, vabbè, ma insomma, mi piaceva, di quelli tubolari, così, questo arancio, e l'ho abbinato io a una pettorina blu, poi io in realtà anche qua le faccio miste, cioè le faccio scomposte, poi però nel senso le unisco anche con altre che ho, quindi non è un problema, però mi piaceva insomma blu e arancio e poi ne ho diverse, riesco ad abbinarlo anche con altre, non una verde, quindi posso metterla con la verde, perché l'abbina a seconda di come sono vestita io, insomma eccetera, lasciate perdere, questo è per Rocco. Poi siamo andati da Alcott, qua c'è il sacchettone di Alcott. Siamo andati da Alcott e lì abbiamo comprato sia io che Marchetto. Allora, Alcott, sapete, non ha i prezzi, non ha i prezzi cari di suo, però a me è un negozio che mi piace tanto, nel senso che io, non so se avete notato, però tipo anche quando andiamo nei saldi così o comunque negli outlet, io posso comprare costumi, posso comprare d'inverno o insomma anche d'estate quando la trovo, insomma un giaccone, una giacca, un giubbotto, borsa, occhiali, però posso comprare un infradito, però è difficile che trovo, che mi vedete che compro una maglietta, una gonna, una cosa, perché io su quelle cose lì, cioè nel senso
C'è roba un po' più elegante, c'è roba un po' più sofisticata. Posso trovare una t-shirt, però nel senso è più facile che la trovo per strada e da altre parti, nel senso, quindi, però da Alcott, insomma, che non c'è negli outlet dove giro io, insomma, mi piace, c'è proprio, c'è un negozio anche a Spezia, insomma, outlet come genere di negozio di vestiti mi piace, quindi l'ho visto volentieri e scontato, ecco. Allora, però io li tiro sto random, quindi questi ovviamente sono di marchetto, e sono carinissimi, hanno anche la cintura in dotazione e sono di questo, con questo righino rosso e bianco, semplicissimo, un paio di bermuda semplicissimi con le taschine dietro. Guardate che carino, adesso l'interno che non si vede non mi frega un cazzo, però guardate che carina la palmetta bianca. Insomma, mi sono piaciuti un sacco, sono piaciuti anche a lui. Sempre di marchetto questa camicia che mi ha fatto impazzire, che gliela vorrei prendere. Allora ragazzi, guardate, a parte il quadro, che bellezza che è, e a me piacciono più queste cose qua, poi la roba da uomo, vabbè, e poi queste due stelle qua che sembrano tatuate, adoro. E poi dietro, vabbè, ha la scritta con il nu Kobe, con il numero, però insomma è bellissima veramente, gliela farò mettere subito domani. Poi ha preso questa maglietta qua, che lui era un po' interdetto, poi l'ha presa perché questa maglietta qua, fate conto, c'è cioè 5 euro. A me è piaciuta appunto per quella particolarità. Lui era un po' interdetto per il colletto così alla coreana, ma anche la fantasia, insomma, un po' così, un po' retro, un po' vintage, un po' bella. Poi anche, ora voi non lo potete sentire, ma è molto leggera, nel senso mi sembra molto fresca, insomma, bella. Poi, sempre per marchetto, un paio di mutandine nere, di boxerini, che male non fanno, e quindi sì, anche perché mi sembra che li abbiamo pagati, prezzo outlet era 4 euro, perché costavano 8, mi sembra che li abbiamo pagati su 1,50 euro, adesso non mi ricordo. Poi, questi qua sempre per marchetto, sono dei jeans corti, hanno il dettaglio di questa interna e spunta solo qua, di questa cinturina corda, e poi sono dei jeans semplicissimi con le tasche dietro. L'unica particolarità che hanno oltre la corda è questa riga qua, banda laterale. Ma belli. Poi, penso che adesso inizi la roba mia, non lo so. Allora, ho preso una semplice canotiera bianca, perché mi si rovinano sempre le canotiere, e veramente non sono mai abbastanza, perché le canotiere le uso sotto i maglioni d'inverno, sotto le felpe in primavera, autunno, e poi le uso da sole d'estate, cioè insomma le uso tutto l'anno, e quindi praticamente è facile che mi si rovinano con i colori o con le cose, quindi sono sempre in assenza, come si dice, in mancanza di canotiere. Quindi questa qua bianca, anche perché poi l'ho pagata 1,99 euro, quindi bianca. L'ho presa blu, cioè l'ho presa i colori che ho trovato. L'ho presa grigia, che mi sono accorta che uno degli ultimi lavaggi tutte le canotiere grigie sono diventate gialle. Ora devo pensare cosa fare per quella cosa lì. Quindi le ho prese quelle tre lì, perché ho trovato quelle a quanto pare. Poi ho trovato questa polo corta, cioè nel senso, vedete, è corta, di quelle corte, con i patch, all needs love, e soprattutto, vabbè, ovviamente ho visto questo patch, quindi potevo non prenderla? No. E ovviamente ho pensato di metterci sotto una canotiera, nel senso, via. Sempre corta, però forse ve l'ho fatta vedere un secondo nel vlog, non lo so, non mi ricordo. Questa qua, per il fatto del food, della perfetta combo, mi piaceva un sacco e l'ho presa. Anche questa qua è un po' più leggerina, un po' più slabrata, però con una canotta va fin troppo bene. Poi ho preso questa maglietta, giusto per il fatto della tigre, perché non so se avete visto anche su Instagram, ma ho preso anche il palloncino a tigre alla festa del mio paese. Insomma, mi sembra sempre tatuata la tigre, poi insomma mi piace, quindi l'ho presa. Poi me li ha visti Marco questi, ho preso questi calzoncini qui carinissimi, neri con i cuoricini rosa, corti, proprio fatti a modello jeans.
carini, anche questi sono un passepartout carinissimo. Una t-shirt da uomo, però è per me, non ho resistito. In realtà ce n'erano due che mi piacevano, ma ho detto, cioè non posso sempre andare dentro, io mi fisso sulla roba da uomo, mi sono imposta di prenderne solo una, perché io ho il mio armadio con roba da uomo, extra, extra large, e cioè, nel senso... Ok, questa... Con il pugnale, il teschio, insomma, mi è sembrata molto bella, e quindi l'ho presa. Poi altri calzoncini bianchi, però in questi short bianchi, semplicissimi, ha solo quello strappetto lì, poi però sono degli short bianchi semplicissimi. Un paio di jeans chiari, li ho presi tutti chiari perché li trovo di meno, nel senso, poi essendo ancora nella bella stagione, se una sera anche ad agosto voglio mettermi un paio di jeans, mi piacciono tanto chiari più... che scuri in questo momento, poi mi sembra che mi mancano di più, e questi qui 10 euro addirittura meno che Calzedonia. E poi ho trovato questo salopette, l'ho preso volentieri perché innanzitutto mi piaceva, secondariamente, scusate il casino sto facendo con i sacchetti, secondariamente non mi sembrava cioè, perché io detesto quando sono nana, sono estralunghe e quindi poi, cioè, devo tagliarle, devo fare dei miei paciughi. Invece questa praticamente è bella perché arriva alle caviglie, nel senso il modellino, quello, vabbè, qua è così, semplicissima. E poi viene un po' giù così, un po' morbida, un po' sportiva, mi piace. E però viene larga, è a lunghezza però caviglie, quindi la metto volentieri. Nel senso, con una sneakers, la posso mettere anche con un infradito, anche se mi fanno male, però è bella, è di questo colore qua. Tra l'altro ho anche pensato che da me la posso anche mettere addirittura a ottobre, a volte fanno degli ottobri belli, e quindi la posso mettere tranquillamente con una felpa, con un giubbottino di jeans. Insomma, mi è piaciuta un sacco. Io non ho salopette, in realtà la cercavo di jeans, cioè la classica salopette di jeans, però la continuerò a cercare, ma nel frattempo ho trovato questa e mi piaceva tantissimo. Questa qua l'ho pagata leggermente di più, adesso non esageriamo, 9 euro, però insomma mi piaceva. Ok, poi Liu Jo. Allora, Marchetto è entrato da Liu Jo perché a lui come marchio piace parecchio, insomma ci compra abbastanza cose in saldo, ovviamente. Io in realtà, vabbè, nel senso, però a lui piace, cioè nel senso, secondo me sono marche migliori, però effettivamente qualità-prezzo nei saldi va fin troppo bene. Infatti ha preso questo perché, visto che il tempo, nel senso, ogni santo giorno piove, perché anche ieri io sono andata con la mia amica al mare e abbiamo preso tutto il santo giorno l'acqua sotto l'ombrellone, cioè nel senso, veramente, ormai era zuppo e scendeva l'acqua anche da, cioè, da sotto l'ombrellone, ma va bene. Questo Kiwi di questo blu e nero, nel senso, poi sapete che lui è interista, quindi ok, e l'ha pagato, c'era un bello sconto, comunque l'ha pagato mi sembra sui 20 euro, quindi bello, nel senso, utile più che altro. E quindi il sacchetto Liu Jo, una parte è finito perché ce n'è un altro sacchetto Liu Jo, che questa è una cosa per me, cioè in realtà è da uomo, perché sapete che il negozio è distinto Liu Jo uomo e Liu Jo donna, però questa cosa qua, anche se è nel Liu Jo uomo, vedete che c'è anche scritto uomo, però è per me, cioè per noi, insomma, vabbè, però più per me, perché praticamente ho visto la borsona da uomo, io adoro le borse da uomo, anche una D&G che ho, che è praticamente sempre perfetta, un passepartout che quando sono in crisi sparata uso quella, l'unico difetto è che pesa veramente tanto, cioè nel senso pesa, e in più essendo da uomo quindi è una pesa. Però ci sta di tutto, cioè veramente se devo andare da qualche parte va bene con tutto, è bellissima. Ok, questa l'ho presa perché, allora, è meno bella di quella di D&G sicuramente, però sono rimasta folgorata, nel senso, per la grandezza anche questa, la semplicità, perché è semplice, ragazzi, cioè nel senso, c'è solo scritto Liu Jo lì, però è semplicissima, e soprattutto, vabbè, vedete la grandezza, quindi è grande come quella che ho nera della D&G, e tra l'altro ha la tracolla, cosa che
poi forse quella della D&G ce l'aveva, ma io odiavo le tracolle, però onestamente, o forse non la trovo più, non lo so, ma penso che ce l'aveva la tracolla. Vabbè, insomma, comunque volevo un cambio con quella della D&G, perché uso sempre quella. E tra l'altro questa l'ho trovata anche molto utile come una borsa proprio da viaggio, cioè va bene se vado via un weekend, cioè nel senso come borsa che ci filo dentro tutto, felpa, tutta sta roba qua, però anche proprio quando viaggio in aereo, in treno, cioè nel senso questa qua proprio come borsa è bella, nel senso, cioè come borsa è pratica, proprio una borsa da viaggio, cioè nel senso anche perché la trovo un po' abbastanza robusta, come quella di D&G, però adesso la tracolla mi viene, vabbè insomma, lasciamo perdere. Questa qua l'ho presa e poi quando ero alla cassa ho visto praticamente in abbinata, ma cioè nel senso in realtà non è che abbinata, il beauty da viaggio, ok, Liu Zhou, cioè ho scritto così, in realtà la pelle è leggermente diversa, pelle o che cosa sia, insomma è leggermente diversa, vedete, rispetto a quella della borsa che è liscia, questa qua è, come si dice, è, vabbè avete capito, no? La vedete com'è, non so come si dice, e... c'ha la scritta così, è bellissima, a doppia cerniera. Quindi anche questo qua, beauty da viaggio, che secondo me è perfetto. Cioè, nel senso, ho detto, ma sì, perché non prenderlo? E quindi, ok, le cose sono finite. Poi, il giorno dopo, siamo andati all'outlet e allo store della Thun. E vi ho fatto vedere su Instagram... che ho preso l'orsacchiotto alla vaniglia da appendere in macchina, poi ho preso questo qui, l'occhietto mio, poi ho preso un pensierino per una bimba che deve nascere, e poi cosa ho preso di altro, e poi ho preso un cappellino per me da neonato, che però mi sta, ragazzi, cioè questo qua è da neonato, di quelli in ciniglietta, però io non ho resistito perché ha le orecchie, ha l'orsetto disegnato qua e poi ha tre colori, bianco, rosso e blu, a me ha fatto impazzire, è da neonato, ragazzi, perché veramente, ma non da bambino, da neonato, cioè da neonato. E potete vedere 6-12 mesi, ragazzi, vedete? 6-12 mesi, e però io me lo sono infilato, cioè adesso c'è anche il muccetto in testa, però insomma, ragazzi, vedete che mi entra? Lo vedete? Perfetto, quindi ho preso questo, ricomponiamoci. E adesso vi faccio vedere anche cosa ho preso nel paccone gigante della Thun, che non sapevo che c'era. Però poi il giorno dopo, adesso prendiamo così di là, il giorno dopo sono andata a Verona, il giorno dopo, quindi in martedì, via Mazzini, insomma tutta Verona, bellissima, cioè, però mi sono tappata gli occhi perché cioè, nel senso non è che potevo... Ok, mi sono tappata gli occhi, l'unico tappa che ho fatto, perché proprio non c'è, è l'unico negozio che proprio nei dintorni miei manca, sono andata da Victoria's Secret nei saldi. Mi sono tappata gli occhi non solo in giro, ma anche proprio nel negozio di Victoria's Secret, anche se poi bene o male ci sono sempre più o meno le stesse cose, però tipo c'era uno zainetto della nuova collezione che era carino, però nel senso no, ho detto assolutamente solo roba in saldo, e quindi ho comprato solo roba in saldo, nel senso, perché effettivamente siccome non era una cosa che brama, cioè non erano cose che comunque volevo da tempo, eccetera, ho deciso di limitarmi solo a roba in saldo, perché così è giusto, perché sennò non ha senso, nel senso, girare per i saldi. Ora, se è una cosa che volevo, eccetera, eccetera. Allora, e ho preso questa borsa di Victoria's Secret nera a righe argento, che ho pensato che è un passepartout che comunque può andare sempre bene, in realtà anche in autunno, cioè ora non so quando la devo mettere, però nel senso mi è sembrata carina, c'era il 70%, quindi nel senso. Poi ho preso il profumo, classica fragranza di Victoria's Secret, sempre tutto al 70, quindi sempre tutto al 70. Poi ho preso questo portachiavi, perché mi sono trovata bene con quello nero, con i colori che sto usando tra l'altro adesso, e allora ho preso questo qui maculato e dorato, e mi è piaciuto un sacco. Poi ho preso, sempre parlando di dorato, questo portafoglio, in realtà... Non è che non volevo prenderlo, è che io con il portafoglio
Cioè, non c'ho più voglia di cambiarli, nel senso, sono sincera. Quindi, nel senso, alla fine porto sempre quello della Vuitton, nel senso perché mi piace, perché mi trovo bene, perché va sempre bene quello con tutto. E cioè, già ormai ho poca voglia di cambiare le borse, casualmente, cioè, figuriamoci il portafoglio. Però, mi è sembrato carino con questo cuore gigante e questo specchiato oro, e sempre al 70, e allora l'ho preso. Quindi va bene, ho preso questo, nel senso che ho pensato anche come portadocumenti, insomma, non lo so, tra l'altro è anche fatto così che in realtà puoi usarla anche come pochetta, ma io con questo affare qua dove volete che vado, perché cioè non ci sta manco, non lo so. E appunto, parlando di pochette, ho preso questa pochette, che ragazzi è la mia prima pochette di Victoria's Secret, tra l'altro, è la mia prima pochette di Victoria's Secret, ho preso questa pochettina qua sul dorato, che secondo me è carina, e ho pensato per metterci le medicine, perché sapete che io non mi trucco, quindi ho pensato per metterci le medicine, magari c'ha la scrittina qua, mi sembra molto carina, mi è piaciuta più che altro, vabbè, mi è piaciuta la fantasia, insomma, la righina così lucida sempre, ma mi è piaciuta soprattutto la forma, perché la trovo bella, insomma, bella piccina, bella... Ok, bella bombosa, e quindi questo è tutto. Ora andiamo di là e vi faccio vedere cosa ho preso alla Thun e poi vi farò vedere quando usciamo le scarpette. Alla Thun ho preso questo, l'orso grande viaggiatore, l'orsetto viaggiatore, l'orsetto linea travel con i binocoli, il cappello, ragazzi, e il pappagallo sulla spalla. Ragazzi, guardate che cos'è. E io non lo sapevo che era uscito, cioè, quindi ho avuto un colpo quando l'ho visto e l'ho messo lì vicino ho fatto il mio angoletto lì vicino al panda con i fiori. Ok, le ciabatte sono queste qua della Scorpion Bay che ho preso nei saldi. Sono queste ciabattine qua semplici dell'infradito, sperando che non mi facciano male. Marchetta dalla Liu Jo ha preso queste. Queste qua. Quindi niente ragazzi, l'haul è finito. I saldi non lo so, ma non so precisamente fino a quanto durano, forse i primi di agosto o la metà di agosto, non me lo ricordo. Però penso che la mia razione di saldi è stata più che sufficiente, sono contenta, sono soddisfatta. Vi ho fatto vedere insomma cosa ho acquistato nella seconda tranche di saldi e quindi niente, fatemi sapere cosa avete trovato voi, se siete andati e spero che il video vi sia piaciuto, spero così di aver risposto alle vostre domande, scusate il ritardo ma così almeno ho detto faccio l'haul e basta, non ci penso più e niente. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!